fatto bene, si può essere soddisfatti del gioco espresso, perché secondo me abbiamo giocato bene, non si può essere soddisfatti logicamente del risultato e neanche del fatto che per un pizzico di sfortuna in questo momento, ma anche forse per mancanza di cinismo da parte nostra, non riusciamo a concretizzare tutto quel gran lavoro e mole di gioco che creiamo. Per fortuna in questi casi si torna in campo tra poco, mercoledì, una partita delicata, non la Baldaccio Bruni. Sì, c'è la possibilità di rifarsi subito, io nel spogliatoio ho fatto complimenti ai giocatori, non bisogna sicuramente far drammi, abbiamo giocato contro una grandissima squadra, perché non ci dimentichiamo, a Castelnuovo era partita per vincere il campionato, abbiamo giocato nel suo campo e nel suo campo abbiamo fatto 60-70 minuti di possesso palla, creando 7-8 occasioni importanti per fare gol e quindi voglio dire, dovrebbe da dire più di così non si può fare, no, si può fare perché bisogna sicuramente concretizzare di più e raccogliere tutto quello che di buono si riesce a costruire. Poi riflettendo ora mentre insomma, facevo questa riflessione, ci dimentichiamo che la Castelnovese domenica è andata a Fiesole e probabilmente giocando in questa maniera tutta chiusa dietro, ripartendo, è riuscita a imbrigliare anche il Fiesole che sono molto bravi e anche molto incisivi davanti, quindi è stato gran merito loro che si chiudono bene, si difendono bene e un po' di demerito nostro perché magari si doveva, si poteva e si doveva sfruttare meglio le occasioni create.